Rush. Up. Up. Posso stare in piedi? Dedicato al processo Eichmann nella messa in scena delle testimonianze. Il processo Eichmann è, per la prima volta, è il processo che mette in scena le testimonianze dei sopravvissuti. Tra l'altro sono passati diversi anni, siamo negli anni 60-61, e è il momento dove si ha coscienza, dove si inizia a prendere coscienza della tragedia della Shoah, perché si vedono, il processo Eichmann è trasmesso in televisione, per radio, e quindi si vedono le persone che hanno subito le atrocità della Shoah. Per la prima volta ci si rende quindi conto la portata metastorica della tragedia dell'Olocausto, cioè qualcosa che ha stabilito un punto di rottura tra un prima e un dopo. È mia figlia, non la consegnerò. Allora SS si avvicinò, prese la bambina e l'ha detta mia madre. E non mi rivide più. No. Neanche sua madre. No. Nessuno di loro. Questo spettacolo vedrà una molteplicità di voci, si alterneranno, cioè sopra una postazione che è appunto quella che sarà il banco dei testimoni, e ogni testimone porterà la propria testimonianza, tratta da documenti storici, e in particolare da un libro, Posso stare in piedi, appunto il titolo, che traduce, porta le traduzioni di tutte le testimonianze dei sopravvissuti al processo Eichmann. L'amministrazione comunale già da anni ci affida questo compito. Noi accettiamo volentieri proprio perché sappiamo di portare qualche cosa di utile. Questa mattina abbiamo i ragazzi delle scuole che sono istruiti dalla scuola, la visione di un qualche cosa, il teatro, lascia delle tracce più profonde, lascia tracce indelebili, colpisce e senz'altro porteranno a casa sentimenti anche vissuti da loro stessi e quindi lo trovo una cosa molto utile questo per le scuole. Nel pomeriggio abbiamo la cittadinanza e la cittadinanza ricorderà perché abbiamo ancora qua testimoni del momento. Io stesso, mia mamma faceva le magistrali a Mantova e non trovò più la sua compagna di banco e non si seppe più nulla. Quindi questo era un racconto che tornava spesso, quindi rinnoviamo questo dovere di imporci con la nostra volontà a delle situazioni tragiche, scellerate.